Un saluto ai lettori del Giunco.net, benvenuti nel nostro spazio dedicato alle news che non puoi perderti in Maremma. Io sono Daniele Reali e questa è l'edizione di sabato 19 novembre. È stato presentato questa settimana il progetto Piccoli Borghi Italiani dedicato a Monterotondo Marittimo. Si tratta di un progetto realizzato dal Giunco.net in collaborazione con ANSO, l'Associazione Nazionale della Stampa Online, e con Google News Initiative. Con video, foto, approfondimenti, interviste abbiamo raccontato il territorio del comune di Monterotondo con particolare attenzione alla storia e alle caratteristiche di uno dei comuni della nostra provincia. Adesso voltiamo pagina, parliamo di sanità. In questa settimana la terza commissione della Regione Toscana è arrivata in Maremma per visitare gli ospedali di Grosseto e Massa Marittima. Insieme al presidente Enrico Sostegni erano presenti anche i consiglieri regionali Donatella Spadi e Andrea Ulmi. Nelle due tappe maremmane, insieme al direttore generale Antonio D'Urso, hanno incontrato i professionisti che operano nei due ospedali e hanno potuto toccare con mano i punti di forza delle due strutture, così come le criticità. Sentiamo le parole del presidente della commissione, Enrico Sostegni. Abbiamo voluto iniziare da Grosseto e poi il pomeriggio andiamo a Massa Marittima. Ci importava dare un messaggio di un lavoro che la Commissione vorremmo continuasse a fare non in maniera episodica, cioè accanto al lavoro in Commissione, nel Palazzo, accanto all'analisi dei dati, le audizioni che facciamo costantemente al lavoro ordinario, per fare il lavoro di indirizzo, controllo e anche legislativo e programmatorio, andare nei luoghi dove si organizza la sanità, incontrare i professionisti, lo riteniamo sia assolutamente essenziale. Restiamo alla sanità. L'ospedale di Massa Marittima riapre dal 1 dicembre il reparto di pneumologia. Anche in questo caso una notizia positiva e molto attesa dal territorio. Arriverà a Grosseto dal 2 al 4 dicembre al Teatro Moderno uno spettacolo unico. Stiamo parlando di Tilt, il World Tour Performance di Le Cirque. È l'attesissimo spettacolo di circo contemporaneo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. In occasione di questo evento per la città di Grosseto e per la Maremma, il Giunco.net ha lanciato il contest che regala i biglietti omaggio per lo spettacolo. Inviateci un video al nostro canale WhatsApp numero 334-521200 con la vostra esibizione. Canto, ballo, mimo, acrobazie e giocoleria. Date sfogo alla vostra fantasia e mettetevi in gioco per vincere il circo più bello. Scrivete il vostro nome, cognome, età e il comune in cui vivete, oltre alla specialità in cui vi esibite. Prima di chiudere vi ricordiamo che oggi sulle nostre pagine potete trovare la rubrica Tutto Weekend con tutti gli eventi di questo fine settimana in Maremma. Queste erano le news da non perdere di questa settimana. Buon weekend dal Giunco.net.